Ci colleghiamo adesso con un amico, un falegname, un sacerdote. Ben trovato e buona Pasqua soprattutto, Padre Guido Alberto. Grazie tantissime, buona giornata, auguri a te e a tutti gli ascoltatori. Grazie a te, è sempre una gioia ritrovarsi. Sei in questo momento in collegamento da Prato. Come state vivendo in comunità questo periodo di quarantena che ci accomuna tutti? Stiamo cercando di trasformare questa occasione, che è sicuramente drammatica e inserita in un contesto anche di sofferenza e doloroso, in un'occasione di vita spirituale più intensa. Perché la provvidenza, anche nelle situazioni dolorose, permette sempre che ci sia la possibilità di costruire qualcosa di positivo, di benefico. È vero, e si sente maggiormente forse in questo periodo. Ti faccio una domanda che è anche un po' una provocazione. Spesso in questi momenti, ecco, di forte sofferenza che più o meno tutti viviamo, cosa fa Dio davanti al nostro dolore? Allora, intanto, come ho detto prima, la provvidenza permette la sofferenza, non la desidera, non fa sicuramente parte del piano divino il fatto che l'umanità soffra. La permette perché la storia ci dice dolore, malattia, sofferenza, lutto, molto spesso sono proprio occasioni di trasformazione interiore. C'è un'interessante preghiera del medico ebraico Moshe Maimon, più noto come Mosè Maimonide, e dice proprio che talvolta Dio manda le malattie benefici messaggeri per aiutare a ritrovare la via. Quindi sicuramente lui è al nostro fianco, soffre con noi, però, come anche Papa Francesco ha ricordato di recente, siamo comunque in una condizione in cui l'umanità sta andando verso il baratro. Inquinamento, lo sfruttamento, la povertà estrema di tanti, il senso della vita che manca. Tra l'altro, oltre alla crisi più materiale, mi sembra che il dramma possa essere proprio, raccordandosi con le parole del Santo Padre, la mancanza di senso della vita, senso di umanità, senso di condivisione e comunione. Quindi tutto questo ci sta imponendo delle scelte che possono anche farci gettare uno sguardo verso l'alto invece che verso il basso, cercando una soluzione. Quindi questa può essere un'occasione favorevole proprio per convertirci e cambiare vita. Di fatto noi adesso siamo costretti, da tutte le contingenze esterne, di cui non c'è un colpevole esplicito, siamo costretti a dare più attenzione al silenzio, tutti, cioè non soltanto chi vive da consacrato. E il silenzio in qualche modo è imposto dalla situazione, si è in crisi tra quattro mura, ci sono meno relazioni e purtroppo stiamo cercando in tutti i surrogati possibili di riempire questo silenzio invece di coglierlo come occasione. Per cui c'è un'esagerata attenzione ai social, alla rete, anche a utilizzare il cellulare per collegamenti. Da un lato è interessante vedere che il bisogno di relazione c'è, è forte e questa è una cosa buona. Dall'altra però si mostra anche l'incapacità di apprezzare il silenzio come una risorsa, come una possibilità benefica. E questo sarebbe molto importante. L'altra cosa che secondo me si manifesta con una certa evidenza è che siamo costretti a dare più spazio all'invisibile. Siamo chiusi tutti in una specie di cellettina, tranne chi deve fare i servizi necessari. Chiusi in una cella, di fatto, come gli antichi monaci ci hanno insegnato, dobbiamo cercare qualcosa dentro di noi per avere accesso a uno sguardo più ampio. Cioè, il visibile è ristretto, è sempre lo stesso, diventa rutinario, a meno che di nuovo non cerchiamo surrogati. Quindi silenzio e invisibile entrano nella nostra vita come grandi possibilità, ma come sempre Dio vuole la nostra libertà. La libertà è la condizione dell'amore, quindi non ce la impone come unica via d'uscita. Crea una condizione, permette più che crea una condizione in cui noi possiamo fare delle scelte di più umanità, più spiritualità, ma la nostra libertà sarà a noi coglierle o meno. È molto forte questo messaggio che hai lanciato, forse inconsapevolmente, però insomma ci fa riflettere perché
Se da una parte abbiamo trovato anche del positivo nella tecnologia per il fatto che insomma ci fa raggiungere le persone lontane, ecco, ci deve far pensare perché potrebbe essere invece il contrario, non utilizzarne tanta di tecnologia per approfittare di questo momento e vivere nel silenzio, questo silenzio che può dare molti più frutti. Insomma, va bene. Io continuo perché, come sempre, ci lasci un po' spiazzati, padre Guido Alberto. Al tempo stesso è anche vero però che molte persone sono disorientate, soprattutto molti fedeli sono disorientati in quanto non possono, per evitare contagi appunto, non possono incontrare Dio in chiesa. Questo è un dubbio che sta salendo tutti, ma si sta facendo la cosa giusta? È quello che si chiede la gente. Allora, la prima cosa secondo me che dobbiamo considerare, anche alla luce poi di quanto scrive San Paolo, specialmente nelle sue lettere, dobbiamo dare fiducia alle istituzioni per ciò che gli compete. Se un'istituzione esce da ciò che gli compete, chiaramente c'è la libertà di coscienza, però le istituzioni civili hanno dato delle indicazioni, gli va data fiducia. E penso che la Conferenza Episcopale Italiana e quelle regionali hanno fatto bene a concordare con l'istituto. È doloroso fare ciò che viene chiesto, questo è indiscutibile. È doloroso lasciare gente nel Triduo Pasquale senza la possibilità di partecipare a tutta la liturgia così preziosa, di poter avere accesso all'Eucaristia. È dolorosissimo. Però io cerco di cogliere ancora una volta questa cosa ponendoci su un altro piano. Una volta che accettiamo quello che le istituzioni ecclesiali, le istituzioni civili ci dicono, purché, ripeto, non vadano a votare la coscienza, l'obiezione di coscienza è lecita in casi estremi. Io penso che questo caso dobbiamo coglierlo come doloroso e utile a cercare un'altra prospettiva. Non è che forse anche la privazione del rito visibile ci debba indurre a cercare più vita interiore? Cioè cerchiamo di coglierla dentro lo Spirito Santo, questa possibilità, dentro l'ispirazione. Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, diceva che la preghiera del cuore, pur recitata nell'intimo, ha una misteriosa irradiazione comunitaria. Allora, cos'è che ci viene a mancare? Il momento comunitario e quindi la liturgia condivisa più i sacramenti con un accesso tangibile. Tutto questo, secondo me, può essere sublimato, trasformato, grazie a un'occasione imposta dall'esterno, in qualcosa di superiore, cioè cercare un inserimento nel corpo mistico di Cristo più profondo, più radicale rispetto a quello che eravamo abituati fino a pochi giorni fa, poche settimane fa. E c'è un'altra cosa che aggiungerei, che è, penso, una riflessione che ho fatto, mi hanno chiesto in tanti un pensiero proprio per l'abitudine al silenzio, alla meditazione. In fin dei conti, noi dobbiamo anche accogliere fino in fondo come un fatto positivo la nostra impotenza. Allora, ci sono due impotenze. C'è l'impotenza di un adulto capace che sa fare le sue cose e che non riesce e quindi si sente in colpa, in difetto, una sensazione traumatica. E poi c'è l'impotenza di un neonato che fa parte della sua natura. È un'impotenza felice perché il neonato sa che alla sua impotenza corrispondono le braccia amorevoli di chi può e se ne prende cura. Nella presunzione umana smisurata di questo mondo in cui c'è un delirio di onnipotenza, a cui tutti partecipiamo, perché l'umiltà è una conquista veramente difficile, per cui tante volte ci crediamo di essere capaci a far tutto, di poter far tutto, di intervenire ovunque. Forse abbiamo lasciato troppo poco spazio all'onnipotente. Allora, viviamo queste giornate con la constatazione della nostra radicale impotenza per lasciare spazio totale all'onnipotente. Che bello. E in questa giornata di Pasqua queste tue parole, insomma, ci lasciano il segno sicuramente nelle nostre coscienze, dove poi dobbiamo andare a cercare veramente il nostro rapporto con Dio. Grazie padre Guido Alberto, è stata davvero una grande gioia ritrovarti, soprattutto nel giorno di Pasqua, e magari ci risentiamo presto, senza aspettare un anno. Va bene, auguri per te.
Grazie, anche le nostre preghiere sono per voi. Auguri.